quello che possiamo, l'impegno che stiamo prendendo è quello di dirottare fondi europei per la ricostruzione di queste zone, ma soprattutto per dargli una aspirazione di tipo turistico, perché voi avete queste zone chiaramente sono vocate al turismo, perché avete un mare fantastico, perché avete la possibilità di avere un entroterra buono e comunque tutta quella parte praticamente di Gibellina, Salemi, anche se non fanno direttamente provincia di Agrigento, però ricadono in questa zona che praticamente vi può consorziare, può diventare questo distretto del turismo, sicuramente anche dal punto di vista alimentare e enogastronomico, diciamo, da tutte queste parti. Per cui è importante, ma è importante però collegarvi ad una serie di rete viarie buona. Cioè che sia sostenibile dal punto di vista umano, nel senso che non devo diventare pazzo per riuscire a venire qui. E tu, questa cosa passa attraverso proprio la possibilità di reperire fondi a livello europeo e quindi spendere e rivalorizzare questa zona come tante altre zone. Soldi ce ne sono tantissimi, si parla di circa, ci sono a disposizione circa 98 miliardi di euro per i fondi europei che spettano praticamente all'Italia e in generale al sud dell'Italia per quel piano praticamente che va dal 2014 al 2020. E dobbiamo andare chiaramente ad aggredire questi fondi e ad utilizzarli in maniera seria, perché noi a scanso di equivoci, ovviamente nel nostro programma abbiamo scritto una serie di soluzioni e di proposte, però a scanso di equivoci abbiamo voluto scrivere che siamo assolutamente contrari al trattamento termico dei rifiuti, all'ingenerimento dei rifiuti, a bruciarli in generale. Quindi chiamatela inceneritore, chiamatela centrale biomasse, chiamatela cementificio che brucia immondizia, chiamatela come volete, noi siamo contrari. Ma contrario significa proprio assolutamente non se ne deve parlare, perché i rifiuti sono una grande risorsa della nostra società, della nostra umanità. E chi l'ha capito sta risolvendo il problema facendo diventare una risorsa, facendo diventare un'opportunità lavorativa. Cioè ci possiamo guadagnare paradossalmente da quello che prima era un costo, adesso diventa una rendita. Possiamo crearci posti di lavoro e questo è importante nel momento in cui di materia prima, di Munnezza ne abbiamo assai e di lavoro ne abbiamo poco, abbiamo tante persone a spasso. Se riusciamo a capire che alle persone manca il lavoro e di immondizia ne abbiamo assai e li uniamo, potrebbe diventare il lavoro per molte persone. Questo passa attraverso una raccolta differenziata porta a porta di tipo molto spinto, quindi tantissimi operatori che devono girare nei paesi e devono, attraverso anche regole molto rigide, multe per i cittadini che non fanno bene il loro lavoro, quello di differenziata, perché non è uno sport, non è la possibilità di differenziare o meno, è un obbligo ormai, perché il mondo se no ce lo mangiamo, è un obbligo morale che abbiamo nei confronti anche dell'ambiente e dei nostri figli, quello che gli lasceremo. Quindi raccolta differenziata spinta, porta a porta, ma tipologie di impiantistica che deve dare la possibilità di recuperare e di far diventare risorse e rifiuti. L'idea di ridare di nuovo in mano ai comuni può essere vincente nel momento in cui i comuni però devono crearsi un'impiantistica pubblica e quindi si devono consorziare fra di loro. Allora potrebbe avere un'idea, però anche la commissione col privato potrebbe essere paradossalmente una buona idea, perché questo servizio, il servizio dei rifiuti, non è un servizio primario come l'acqua. Io l'acqua non la affiderei mai a un privato. Mentre il servizio dell'immondizia lo possiamo realizzare con una commissione pubblica e privata, però con una piccola attenzione: devono smettere gli amministratori di fare contratti trentennali che sono sempre a vantaggio delle società private. Invece se io, cioè il Movimento 5 Stelle vuole proporre non solo per i rifiuti, ma per tutto quello che è commissione fa pubblico e privato, contratti quinquennali a revisione annuale. Cioè io pubblico ti pongo a te privato una serie di obiettivi annuali che tu devi raggiungere e se non li raggiungi il contratto è chiuso. Quindi contratto di 5 anni a revisione annuale. Sto sprona anche il privato che vuole lavorare.
Noi abbiamo scritto sul nostro programma che noi vogliamo realizzare un piano regionale dei trasporti. Poi voi mi direte, ma già esiste, sì, ma è una porcata. Cioè, vogliamo riscrivere, dobbiamo scriverlo meglio. E quando parliamo di riscriverlo, significa che tu sai benissimo che la regione dà dei finanziamenti per coprire praticamente quello che è un servizio primario. Cioè, spostarsi in una regione che paradossalmente non ha ferrovie e quindi ti devi spostare con gli autobus è un servizio primario. Tu devi garantirmi la possibilità di poter andare nelle città. Allora, a fronte del fatto che una compagnia, se ha un autobus con una persona sola, la corsa non la fa, perché non gli conviene antieconomico, la regione sopperisce dai soldi per fare questa tratta. Allora, che succede però? Che le autolinee che fanno quelle tratte e si muovono con una persona sola, allora hanno veramente bisogno di quell'aiuto economico. Ma le compagnie che sono in attivo, già con il lavoro che fanno, non hanno bisogno del finanziamento regionale. Il finanziamento regionale che potrebbe andare ad attivare invece altre autolinee, potrebbe andare ad attivare una seria concorrenza, perché poi se c'è un'autolinea che lascia a piedi 25 persone, vuol dire che è sazia, vuol dire che lavora tanto, vuol dire che non ce la fa. Allora, se ci fosse un concorrente, non gli arrecherebbe danno, prenderebbe semplicemente quei 25 in più e se li porterebbe nelle destinazioni. Quello che proponiamo è un piano regionale dei rifiuti deve essere collegato con il controllo dei bilanci che devono essere messi in rete da parte di queste agenzie. E quindi quando queste agenzie di viaggio pubblicano il bilancio e si vede che sono in attivo, allora la regione non gli dà i soldi e li dà invece soltanto a chi ha bisogno praticamente di questi finanziamenti per fare i servizi primari. Da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle, ovviamente non a livello regionale ma a livello nazionale, si pone come idea federalistica quella degli Stati Uniti d'Italia, sull'idea praticamente degli Stati Uniti d'America. Cioè ogni regione o macro regione, a seconda di quanta ne vogliamo per realizzare, può diventare uno Stato con delle proprie regole, un proprio governo, sullo stile proprio americano, poi con un governo centrale che invece raccorda praticamente tutte queste realtà. Se facciamo così, ti faccio vedere che non siamo noi ad essere la pallottola dell'Italia. Ti faccio vedere che la Sicilia vola, perché le opportunità dal punto di vista lavorativo, se vengono sfruttate bene, ci sono e ce ne sono tante, possiamo produrre reddito pro capite abbastanza alto. Questo diventa un bel punto di vista se cominciamo a vedere il federalismo fiscale in quest'ottica. Allora, noi chiaramente siamo favorevoli, non siamo favorevoli con quella logica del federalismo fiscale che è stata portata avanti oggi, che tanto ha fatto parlare ma di fatto non ha prodotto nulla. Chi lavora nel territorio paga le tasse nel territorio. Sul discorso ad esempio delle trivellazioni, visto che quasi parlava di petrolchimici, 3 sono le raffinerie in terra e 6 sono gli impianti offshore. Ok, questi pagano praticamente una royalty allo Stato che poi storna in parte alla regione siciliana del 4%, però hanno una franchigia, 350.000 barili l'anno, se non li raggiungono, se non raggiungono questo numero pagano soltanto l'1%. Allora un dato, per l'ultimo che abbiamo, perché non siamo riusciti ad averne di più aggiornati, nel 2008 a fronte di 400 milioni di euro di fatturato totale di queste aziende, come royalty alla regione siciliana sono arrivati 250.000 euro, che a fronte di un danno ambientale causato non sono niente, non puoi intervenire a fare nulla. Gran battagliare che si fa sulle accise carburanti che devono tornare, che noi la benzina la dovremmo pagare soltanto 50 centesimi al litro, mi sembra un po' una cosa demagogica. E ti spiego il perché. Le accise non sono regionali, sono statali. E quando si fa quel gran parlare che si dice perché al nord, al confine con la Svizzera, al confine con la Germania, a benzina si paga 1,20 euro e qua dobbiamo pagare 2 euro. Il problema è semplicemente uno, perché a confine il benzinaio deve per forza
dollaro, dall'altra parte in Svizzera la vendono a 1,20 euro, per cui se la dovesse tenere allo stesso prezzo che abbiamo noi potrebbe chiudere, perché tutti andrebbero in Svizzera a fare benzina. Questo però non è ovviamente una scusa. Il problema è che le accise che paghiamo sulla benzina non ci ritornano oggi a noi, perché servono per ingrassare tutte quelle file e tutti quei privilegi politici. Paghiamo ancora le accise per l'Irpinia, paghiamo le accise per il terremoto per la ricostruzione delle vostre zone, ma sono soldi che non vi sono mai arrivati. E dove vanno a finire questi soldi? Allora, io vorrei pagare delle accise sui carburanti giuste, ma che ritornassero veramente come fondi sui territori. Almeno piangiamo con un occhio, cioè abbiamo un servizio attivato. Una cosa invece che dobbiamo fare nel confronto dei trasporti, perché è vero che la cantina Sette Soli, piuttosto che tutti gli altri che commerciano manufatti che hanno bisogno del trasporto su gomma, si lamentano perché la benzina è troppo cara, la soluzione c'è: spostare il trasporto dalla gomma alla rotaia. Ma se non riprendiamo la linea ferrata, come facciamo? Ci gli costerebbe infinitamente meno, ci muoviamo con l'elettricità invece che con... e abbiamo un grande risparmio. Ma questo passa attraverso lungimiranza amministrativa, passa attraverso possibilità di cominciare a veramente a guardare lontano e non a domani, e non a come sperperare il denaro e a come avere i propri introiti. E questo passa soltanto attraverso la partecipazione ferrea dei cittadini. Se controlliamo, se pretendiamo che tutto venga pubblicato su internet, e soprattutto se i cittadini cominciano a pretendere la partecipazione alle scelte economiche, allora lì possiamo arrivare. Noi prenderemo visione della possibilità di abbattere o meno le accise sul territorio siciliano, perché se ce ne sarà la possibilità ci batteremo per farlo, però attualmente non siamo riusciti a capire, te lo dico, un politico che dice non siamo riusciti a capire già sarebbe onesto. Non siamo riusciti a capire se questa cosa è fattibile o meno, per cui a fronte di una speculazione mediatica e di un populismo, quello lì vero populismo, esagerato, dicendo abbasseremo la benzina e poi ti rendi conto che non lo puoi fare, preferiamo stare zitti. Ok, molto in breve, per chiudere, i punti principali del suo programma. I punti principali del programma sono chiaramente i tagli ai costi della politica, la ripubblicizzazione dell'acqua, ne abbiamo discusso, una corretta gestione dei rifiuti ne abbiamo discusso, il turismo ovviamente l'abbiamo toccato in parte, e ovviamente tutte queste quattro cose creano lavoro. Come? I tagli ai costi della politica ovviamente passano attraverso dare di nuovo dignità al fare politica in Sicilia, perché i cittadini ormai sono schifiati, proprio sono schifati da questa cosa, non ne vogliono più sapere. In realtà sono schifati da questo modo che ha la casta di referenziarsi, non vuole proprio sapere completamente più, cioè non vuole rinunciare a nulla, non si pone come i bombardieri di famiglia che rinuncia prima dei figli e fa sacrifici e poi se non basta chiede anche i figli. Ma qui noi figli cittadini siamo costretti alla fame, siamo affamati, mentre loro invece non rinunciano a niente: auto blu, telefonica, 20.000 euro al mese, e assegno di fine mandato, vitalizio, dopo 5 anni prendono la pensione. Queste sono tutte le gran porcate, e soprattutto anche il rimborso elettorale che prendono le partite. Ma noi siamo andando contrari a questa cosa, per cui ripetiamo il rimborso elettorale, non ne prenderemo in questa tornata elettorale, perché sappiamo che entreremo in Parlamento regionale, quindi sappiamo che ci spetteranno in base ai voti che prenderemo. Abbiamo già firmato una carta pubblica, io l'ho messa sul blog di Grillo, dove attesto che noi ripetiamo i rimborsi elettorali. Quindi quello lì è il primo. La seconda cosa, prenderemo stipendi che saranno di 2.500 euro netti al mese, rifiutando tutto il resto, che sono la diaria, l'assegno di fine mandato, il vitalizio, l'assegno di funzionamento del gruppo parlamentare, non ci interessa. Tutto quello che non potremo rifiutare, e che sarà in più di 2.500 euro, verrà messo in un fondo cassa che destineremo a donazioni a istituti pubblici come scuole, istituti di ricerca, ospedali, per attivare servizi sul territorio che a cascata vanno a ricadere su tutti i cittadini, pure su quelli che non hanno votato per noi. E ovviamente questo, come tagli i costi della politica, non basta. Noi dobbiamo pensare allo stop alle consulenze esterne, noi dobbiamo pensare ad un tetto massimo alle pensioni d'oro e di massimo di 3.000 euro ovviamente. Noi dobbiamo pensare anche a omologare gli stipendi dei dirigenti regionali agli omologhi nazionali,
perché non è possibile che i nostri dirigenti, abbiamo 2200 dirigenti, che sono un'enormità, cioè ci sono 2200 uffici con 2200 persone che decidono cosa fare e prendono una valanga di soldi. Non li possiamo licenziare ovviamente, perché non vogliamo né creare disoccupazione, ma né tantomeno la legge ce lo permette, però ovviamente possiamo livellare gli stipendi agli omologhi nazionali, e questo già mi sembrerebbe tanto. Tutto questo discorso praticamente crea lavoro, perché? Perché tutti questi soldi possiamo andarli a inserire in un fondo di microcredito tasso agevolato per fare partire attività imprenditoriali, da imprenditoriali che la regione può finanziare col tasso dell'1%. In questo momento in cui le banche ti chiudono la porta perché ti chiedono grandissime garanzie per avere un prestito, la regione invece può affidarsi ai cittadini a fronte di un buon business plan e a fronte anche della possibilità di essere proprietaria stessa di quell'attività imprenditoriale fino a quando il cittadino in questione non estingue il microcredito. La ripubblicizzazione dell'acqua, non posso dire, sarebbe per i cittadini non la manna dal cielo, perché le bollette si abbasserebbero, una corretta gestione dell'acqua dà anche la possibilità di aprire il rubinetto e avere acqua potabile, ma darebbe la possibilità a tante persone di lavorare, perché dobbiamo riammodernare la rete, perché il 75% dell'acqua si perde nelle condutture, dobbiamo potabilizzarla, dobbiamo scrivere i dati della potabilizzazione sui siti internet dei comuni dove viviamo. Quindi anche questo è il lavoro, una corretta gestione dei rifiuti, l'ho detto poco fa, servono migliaia di persone per fare tutto quello di cui abbiamo parlato. Il turismo, siamo una regione che vive di turismo 3 mesi l'anno, sedia a sdraio, ombrelloni, mordi e fuggi e via, poi chi si è visto. Ma la nostra realtà è di una regione che ha un clima fantastico per la maggior parte dell'anno e che potrebbe realizzare, grazie all'entroterra, non solo alle coste, un turismo che dura 12 mesi l'anno.